Ma buongiornissimo come sempre. Allora, che si racconta in paese? Fatemelo sapere nei commenti. Non ve lo chiedo perché così scrivete qualcosa, ma perché voglio rispondervi e sapere davvero come state. Di recente siete diventati tantissimi e mi fa piacere vedere i vostri commenti o i vostri messaggi. Quindi vi ringrazio davvero, ma davvero tanto per il sostegno. E oggi passiamo alla seconda parte del video dei ragazzi e dei bambini che dopo aver avuto un momento di gloria hanno cominciato a prendere brutte strade o che comunque non sono più riusciti a tornare alla ribalta nonostante la loro vecchia fama in TV e sui grandi schermi. È proprio vero che diventare famosi da piccoli può portare a volte a grossi problemi. Volete capire di più? C'è solo un modo. Seduraiatevi e cominciamo il video. Ah, quasi dimenticavo, date un'occhiata anche alla mia pagina Instagram, dove pubblicherò curiosità e meme sempre diversi, sperando di strapparvi un sorriso. Cominciamo sul serio! Daniel Radcliffe. L'attore che ha interpretato il mago più famoso del cinema ha sofferto a lungo a causa di questa cosa. Dopo aver partecipato alla saga di Harry Potter a soli 12 anni, ha dovuto combattere con delle aspettative troppo grandi per un bambino, che film dopo film doveva per forza fare meglio. Diciamo che qua non si parla semplicemente di prendere minimo 6 alla verifica di matematica. Voto che difficilmente riuscivo a raggiungere, ma è un'altra storia triste. Comunque sia, a causa di queste pressioni per anni ha trovato rifugio nell'alcol. Ne ha bevuto così tanto da fare ogni genere di sciocchezza e ha dovuto richiedere l'aiuto degli amici e parenti più stretti per uscirne. Ci è voluto tempo, ma oggi è libero da questi vizi e racconta spesso di questa situazione dicendo che non si pente minimamente delle scelte fatte, perché lo hanno aiutato a maturare e diventare la persona che è oggi. Quindi farsi arrestare e denigrare sia online che dai paparazzi sui giornali a qualcosa è servito dopo tutto. Expecto Patronum! Anakin Skywalker. Quasi tutti saprete cos'è Star Wars, che lo vogliate o meno, perché sicuramente avrete avuto quell'amico che vi ha costretto alla maratona degli episodi, oppure ve ne parla ancora all'orecchio come un malato mentale. Quindi non sto qua a spiegarvi la storia, ma passo al dunque. Chi si ricorda del bambino che ha recitato Anakin Skywalker? In pochi, eh? Si chiama Jake Lloyd ed era stato scelto quando aveva solo 10 anni. La saga di George Lucas gli ha portato molta celebrità, ma allo stesso tempo ha contribuito a rovinarlo. La sua vita a scuola non è stata il massimo, i suoi compagni e addirittura i professori chiedevano spesso un autografo o altro e non gli lasciavano nemmeno il tempo di fare una pausa. Quando passava per alcune zone i bambini riproducevano i suoni delle spade laser e delle sparatorie con le pistole per prenderlo in giro, essendo stati bambini molto gelosi si vede. Doveva continuamente alternarsi tra scuola, riprese e interviste. Troppe cose per un piccoletto della sua età. Ha odiato così tanto quegli anni da promettere di non tornare mai più sugli schermi. Ha cercato di dimenticare ogni cosa e ha speso tutto quello che aveva guadagnato per non vedere nemmeno una piccola cosa riguardante Star Wars. Odiava profondamente anche sua madre per averlo portato a fare certe cose. Non era per niente pronto. Infatti in questi anni si è scoperto anche la sua unione al lato oscuro, diciamo. Nel 2015 è stato protagonista di un lunghissimo inseguimento con la polizia nello stato della South Carolina. I poliziotti volevano solo effettuare un controllo quando gli avevano chiesto di fermare la macchina, ma lui è corso via scappando perché non aveva la patente, per circa 40 km di inseguimento. È stato arrestato per guida pericolosa senza patente, mancato rispetto per i poliziotti e resistenza a pubblico ufficiale. Nello stesso anno, dopo aver pagato 10.000 euro di multa per uscire di carcere, ha aggredito sua madre che ha subito chiamato la polizia. Alla fine, nel 2016, è stato rinchiuso in un carcere psichiatrico perché gli avevano diagnosticato la schizofrenia. Insomma, a volte la fama uccide davvero. E pausa quiz molto presto, perché solo questi due punti sono stati lunghissimi. Vi ricordate la domanda della volta scorsa? Avevo chiesto come si chiamasse questa ragazza. Ed è Brooke. Questa ragazza è stata costretta a mentire sulla sua età. Il perché? Vedetevi il video. Passiamo quindi alla prossima domanda. Questa volta parliamo di questa ragazza. Come si chiama? In che telefilm ha recitato? Risposta al prossimo video e continuiamo. Edward Furlong.
La saga di Terminator è anch'essa fin troppo famosa perché io stia qua a parlarvene. Detta in poche parole, uno o più cyborg nudi cercano di uccidere gente e cercano anche dei vestiti, che però sembra la loro seconda priorità. Comunque sia, questo bambino di nome Edward Furlong è stato uno dei protagonisti di Terminator 2. Era John Connor all'età adolescenziale e aveva 16 anni quando è stato scritturato per la parte. La sua recitazione aveva colpito tutti facendolo diventare uno dei bambini più conosciuti degli anni 90, ma come per tanti altri si è ritrovato in uno stato un po' bruttino. A quanto pare era dipendente da molte sostanze e tanti tipi di alcolici diversi. È stato portato più di una volta in ospedale e a causa dei suoi vari problemi ha anche rotto la sua relazione con Paris Hilton. Ha dovuto affrontare varie volte le aule di vari giudici per rispondere ad atti di vandalismo ingiustificati. Ovviamente tutte queste cose lo hanno lasciato fuori da ogni film di Terminator e forse ogni film al cinema. Oggi si sta disintossicando cercando di condurre una vita normale. Demi Lovato. Era stata una vera rivelazione della Disney. Il suo momento di gloria è iniziato con il film Camp Rock, dove ha recitato la parte di una cantante timida di nome Michi Torres. Dalle TV è passata ai palchi di tutto il mondo, per davvero, diventando anche una cantante di grande talento, che riesce a tirare fuori album veramente unici e che rappresentano a volte anche il suo passato oscuro. Infatti la fama le ha rovinato la vita per un po'. Era dipendente anche lei da alcol e sostanze di ogni genere. Sfortunatamente ha sofferto anche di depressione e dopodiché ha avuto cambi di peso veramente pericolosi. Pesava il doppio del suo peso durante alcuni periodi e non riusciva a controllare il suo appetito in nessun modo. Nel 2018, quando tutti i suoi fan pensavano si fosse ripresa, è invece ricaduta nelle droghe. Droghe che l'hanno portata a un overdose quasi mortale. Dopo il ricovero aveva deciso di andare in riabilitazione e soltanto adesso, dopo più di un anno, ha deciso di parlarne, scrivendo online che è contenta della persona che è adesso, dopo essersi, diciamo, purificata. Che dire, buona fortuna, Demi. Jaden Smith. Attore, cantante, ballerino, conquistatore di terre sacre, Jaden Smith, e questo è anche di più. Beh, non era un conquistatore di terre sacre, ma il figlio di Will Smith sembra abbia un talento per quasi tutto. Il problema è che ha anche il talento per farsi notare nel modo sbagliato. Tralasciando i capelli rosa di cui a volte ride su pure lui, molto spesso si è fatto vedere con foto mezze nude insieme a Kylie Jenner, la sorella di Kim Kardashian. Ma forse non era così etero come si pensava. E quelle foto servivano a depistare la situazione perché in un concerto aveva confessato di essere gay e di stare avendo una relazione con Tyler, The Creator, un rapper abbastanza famoso e suo fidato amico da anni. Una delle cose che più hanno rovinato Jaden sono le teorie complottiste. A causa della fama doveva sempre guardarsi le spalle. Da allora ha detto di tutto e di più nei suoi tweet, facendo riferimenti abbastanza inquietanti sugli Illuminati o su come il governo ci spii. La cosa che più lo ha fatto affondare era un argomento riguardante l'insegnamento, dove diceva chiaramente ai bambini di tutto il mondo di abbandonare la scuola e dedicarsi allo studio indipendente a casa, perché le scuole mettevano in testa cose per indottrinare e comandare le persone. La notizia del suo coming out in realtà non era del tutto vera. Ancora oggi non si capisce se l'annuncio sul palco fosse vero o meno, perché Tyler in un primo momento ha negato la cosa. Jaden sa sempre come tenere qualcuno sulle spine e ha anche capito che la fama richiede moderazione. Malcolm. Avrete sentito sicuramente parlare del telefilm Malcolm. Per chi non lo sapesse, è quello dove ha recitato Walter White prima di scoprire di avere un cancro e di produrre droghe, anche se qua sembrava sempre strafatto ogni volta. Comunque il protagonista era un ragazzo che affrontava ogni genere di situazione ogni giorno, in una famiglia alquanto strana. Frankie Muniz recitava appunto questa parte, così difficile e a volte così stressante. Essere i protagonisti richiede davvero tante energie, ma porta anche grandi profitti. Per questo si è lasciato andare ad alcuni sfizi. Essendo un grande appassionato di macchine, ne ha comprate alcune da corsa, vincendo vari premi in vari tornei. Ma la sua voglia di velocità lo ha anche portato a beccarsi qualche arresto e multa. E la sua fama invece ha qualche scatto di rabbia di troppo. Nel 2011 è stato arrestato anche per violenza domestica, momento in cui stava quasi per far del male alla sua ex ragazza e dopodiché stava quasi per uccidersi con una pistola. Voleva tentare un suicidio. Le cose sono finite bene e non è successo nulla di grave, ma nel 2012 e nel 2013 tutto quello stress lo aveva portato ad avere due attacchi di ictus, consecutivi a distanza di un anno l'uno dall'altro.
Si è scoperto nel 2017 che aveva gravi perdite di memoria, dimenticandosi perfino di aver recitato nella serie TV. Con questo concludiamo, che dire, la fama da giovani a volte può essere un brutto fardello da sopportare. Noi ci fermiamo qui per oggi, ma torneremo sempre al solito posto, con la solita voce e orario diverso. Beh, se volete sapere i momenti in cui pubblicherò, posso dirvi che è dalle 14 alle 17 massimo. Alla prossima, gente!